Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Oggi lunedì 3 dicembre cominciamo insieme questa settimana che passeremo tra notizie, spunti e approfondimenti. Oggi parleremo anche di iniziative editoriali che riguardano i più giovani in una scuola sempre più attenta alle loro proposte grazie, e alle grazie, loro Davide. Esigenze. Allora noi, come promesso, parliamo di un'iniziativa che riguarda la scuola. Eh sì, perché una volta c'erano i giornalini di classe, adesso ci sono i TG della classe. È il caso dell'Ipsia Galileo Galilei di Castelfranco Veneto, dove la loro web TV ha già 26.000 contatti, ma ci sono tantissimi nuovi progetti. Anna Vitaliani, la nostra collega, è andata proprio ad incontrare i docenti, ma soprattutto gli studenti, i giornalisti. Vediamo insieme il servizio. Tutto è iniziato così, erano gli anni 90 e l'Istituto Professionale Galilei di Castelfranco Veneto nel Trevigiano già era all'avanguardia. Al posto del giornalino di classe si sceglie di fare il TG scolastico. Oggi, 14 anni dopo, via la vecchia apparecchiatura analogica, si passa al digitale, telecamerina tascabile, anzi, meglio ancora, telefonino. Cambia la tecnologia e cresce la passione per il laboratorio audiovisivo scolastico, dove i ragazzi imparano concretamente un mestiere e, vestendo i panni di videoreporter, si fanno cittadini attenti e critici. Se non ci fossero questi vari laboratori, con la teoria sapresti leggere, ma dopo con i laboratori sai anche come lavorare e sai a che cosa vai incontro. Natalia ha 15 anni, una delle sole due ragazze dell'intero istituto, dove si contano 600 studenti maschi. Principalmente da bambina volevo fare la giornalista e questo sogno qua l'ho sempre portato avanti. E non essendoci una scuola giusta, sono andata all'Ipsia Galileo Galilei con l'indirizzo che è uscito 2 anni fa e spero di mandare avanti questo sogno. Poi la fase di montaggio ti piace? Sì, tantissimo. Perché? Perché riprendere le persone o anche delle situazioni e dopo metterle insieme per fare un video e vedere che l'ho fatto io quel video è una soddisfazione per me. Aspirante giornalista anche Federico, 18 anni. La difficoltà maggiore qual è di questo lavoro? Beh, sicuramente l'imbarazzo e l'emozione delle prime volte. La prima volta che viene intervistato, che tu intervisti, è sempre un po' la paura di sbagliare. Sareste pronta a partire all'estero? Beh, sì, sarebbe una nuova esperienza di vita. È sempre il problema del lavoro, ma il lavoro ci vuole per vivere, quindi ogni occasione sarebbe da sfruttare. Dietro la telecamera c'è Massimiliano, 19 anni. Il TG a casa, per esempio, lo guardi? Sì, la sera soprattutto. Meglio internet? In internet abbiamo più aggiornamenti. Per quale motivo scegli il web? È più veloce, dopo si cerca direttamente quello che si vuole e anche è più libero. Loro tre è una troupe per documentare un fatto cittadino, la campagna di sensibilizzazione ideata dal comune di Castelfranco per promuovere il restauro delle antiche mura. Vediamoli all'opera. Com'è nata l'idea della sensibilizzazione delle mura di Castelfranco? Allora, un'idea dell'amministrazione pubblica di Castelfranco Veneto che ci ha contattati appunto per portare alla luce un problema evidente della cinta muraria di Castelfranco, che è in uno stato di degrado. Insomma, l'impegno c'è, la passione pure, i potenziali utenti sono infiniti. Castelfranco TV conta 26.000 contatti, ma ora i giovani stanno lavorando ad una nuova realtà ancora più vasta, Veneto TV. Nata inizio novembre, raccoglie i servizi migliori delle web TV della regione. In pochi giorni già 1.000 click. Per gli insegnanti la soddisfazione qual è? Rendere una scuola meno noiosa e più creativa, vedere sorridere i ragazzi. E poi un futuro professionale ci può essere? Credo di sì, perché poi ci si sta spostando verso queste forme di comunicazione, quindi la società, voglio dire, da analogica sta diventando sempre più digitale. Allora anche noi facciamo l'in bocca al lupo ai nostri futuri colleghi professionisti.